Buonasera. Il campionato, come sappiamo, ha lasciato il passo ad una nazionale azzurra proiettata verso i mondiali dell'86 dopo la cocente eliminazione europea. Senti Teres, tu so che devi fare una bella sorpresa ai nostri sportivi, sì, che seguono il processo del lunedì. Qual è? Senz'altro, è la sorpresa soprattutto per i romanisti, perché mi è stato riferito che dopo che Pruzzo segnò quel magnifico gol alla Juventus di rovesciata, che lui dichiarò che gli era venuto così, che tutto sommato non si allenava mai a queste cose, era un caso. Ma in realtà io sono rimasto un po' male a questo e io vorrei, questa volta attraverso la Moviola, cioè attraverso delle riprese che abbiamo fatto in Don Camillo, perché come sai ha giocato nel film e ha fatto un gol, sì, splendido che non vedete stasera ma nel film, vorrei far vedere questo pezzo che è stato montato dal genio d'Abiso, dove si vede che in realtà Don Camillo ha allenato Pruzzo a quel tiro. Quindi se volete provare allora, ad andare... Il nostro regista in serra ha già mettete mandato anche la musica eroica. Sì. Ecco. Come vedete il primo è andato fuori. Mettetegli, ecco, un po' di disappunto. Facciamone un'altra. Questa la... Non sono tutte montate. Anche il secondo va fuori. Adesso ci riprova, è un po' titubante, ma dice che questi tiri non gli piacciono tanto e non gli piace dare le schienate per terra. E ha dato 20 schienate perlomeno. Adesso la mira è un po' più perfetta, ma no, il palo di nuovo, e non riesce a centrare. E altre schienate per terra e finalmente comincia a beccarla, ma non era un gol bello come quello che c'è sul film, quindi gli dico di riprovare, ne ha fatti altri due. No, non sono mica finiti, perché ne ha dovuti fare molti. L'allenamento è continuato finché non gli veniva proprio perfetto. Questo a palo Filippalo è bellissimo, ma è ancora più bello quello che c'è sul film. Questo è anche così così. Più possibile Filippalo gli è stato chiesto. Guardate questo che bello. Avevo la schiena rotta quella sera, però penso che poi, dopo aver fatto tutti questi tiri che erano perlomeno, sono stati 24, vedrete alla fine di questa sequenza come gli è venuto bene quel tiro lì alla Juventus. In tutto sommato Don Camillo dovrebbe essere un po' ringraziato per questo allenamento forzato che fece quel giorno. Ecco, guardatelo qua. Più o meno la stessa cosa, vedi, guarda, passaggio, si è ricordato di come doveva fare, è proprio in quell'angolo lì. Ecco.